Rush finale per questa campagna elettorale che vede i big della politica scendere in piazza a sostegno dei candidati a sindaco di molti comuni lucani. Ed il tour elettorale del PDL in Basilicata ha visto scendere in campo il senator Gaetano Quagliariello, vicepresidente al Senato del Popolo della Libertà, intervenuto a Scanzano Ionico a sostegno del candidato sindaco Raffaello Ripoli, alla guida della lista del PDL di Una Civica. Ad aprire il comizio elettorale proprio Ripoli, che non ha usato mezzi termini nel dibattito a distanza con il sindaco uscente Salvatore Iacobellis, ricandidato nelle fila del Partito Democratico. Forti i temi utilizzati in piena campagna elettorale, da quello della gestione degli appalti pubblici alla spinosa questione del decreto sulle scorie. A seguire gli interventi accorati del senatore Cosimo Latronico, del sottosegretario Guido Viceconte e dell'onorevole Vincenzo Taddei. A concludere la manifestazione elettorale il senatore Quagliariello, che ha rimarcato come questa tornata elettorale sia importante per rafforzare il lavoro compiuto sinora dal governo Berlusconi. Queste elezioni hanno un significato nazionale, bisogna far andare avanti il cambiamento in Italia. Non spaventarsi di fronte ad accuse ingiuste e vedere invece gli argomenti veri. E il cambiamento passa per Roma, ma passa anche per Scanzano. E quindi il segno della mia presenza qui è il segno di una sinergia. Il governo sarà accanto e saprà sostenere chi ha il coraggio di cambiare. È lo stesso messaggio che ha lanciato il presidente Berlusconi, dicendo che vincere queste elezioni significa rafforzare la forza di governo. Non lo sapevo, però capita spesso che io e il presidente Berlusconi la pensiamo allo stesso modo.